Bentornati. Il nostro viaggio riparte da Palazzo Reale. È da qui che il primo re d'Italia, Vittorio Emanuele II, governa sul neonato paese. Ed eccola, la stanza del potere, la sala del trono. Nella sala dominano il fasto e l'opulenza. Un tripudio di decorazioni, di ori, di tessuti rossi. E ovviamente il protagonista è il trono del re, con teste e zampe di leone, simbolo proprio della regalità. Vedete questa balaustra? In Italia non si usava, era una decorazione della moda francese. Fu Carlo Alberto, il padre di Vittorio Emanuele II, a volerla, ma forse per risparmiare o forse perché la riteneva bella, semplicemente riciclò una balaustra che circondava un letto nuziale del palazzo e la fece portare qui per arricchire questa sala. Ma posso dire che io me l'aspettavo molto più grande la sala del trono. Invece è piccolina. Questa è una osservazione giustissima, perché senza nulla togliere alla potenza di Savoia, alla storia di Savoia, noi dobbiamo dire con chiarezza, perché altrimenti non raccontiamo cose vere, che Savoia non erano questa grandissima schiatta imperiale da paragonarsi ai francesi, agli spagnoli, ai Borbone. Erano una nobiltà, non dico contadina, ma diciamo di cacciatori, vai. Vittorio Emanuele II non amava molto la vita di corte, ma... Vittorio Emanuele è un personaggio particolare. Non amava la corte, amava mangiare, amava il gioco, i cavalli e... Le donne. Bravo. Ma su tutte, la bella Rosina. Ah, questa Rosa Vercellana, questa è una storia meravigliosa. Lei 14, lui 27. Si vedono per la prima volta e scoppia l'amore. Ma subito, quindi alla prima uscita, potremmo dire. Rimane incinta di due figli, naturalmente con la grande fantasia che aveva sia lei, Rosa, la bella Rosina, che Vittorio Emanuele. Uno si chiama Vittoria e l'altro Emanuele, quindi Vittoria Emanuele. Con la bella Rosina lui a un certo punto si sposerà. Ma lei, la bella Rosina, non diventerà mai regina. No. Matrimonio morganatico vuol dire questo. Lei non acquisisce nessun diritto se non quello di contessa di Mirafiori. Un titolo tanto per darlo. La morte di Vittorio Emanuele. Lui è seppellito al Panteone. Lei no, però. No. Perché? Lei non era la regina. Poi non aveva dignità reale. Allora che fanno i figli? Vittoria Emanuele. Ci facciamo un piccolo Pantheon. E si fanno costruire proprio in zona Mirafiori questo edificio che è un Pantheon in miniatura, dove seppelliscono la bella Rosina. Umberto Broccoli, detective. Scopriamo la vera identità di Vittorio Emanuele II. Qui c'è un giallo. C'è un giallo perché Vittorio Emanuele sta dormendo in una culla, badato dalla badante, dalla fantesca, la balia che lo sta seguendo. E cerca di vedere se dorme, se non dorme, e con una candela si avvicina alla culla e la culla prende fuoco. E da quel momento in poi gira una voce terribile che Vittorio Emanuele sia morto e siccome c'era il problema della successione, viene sostituito questo bambino che evidentemente era morto con un altro bambino preso figlio di un macellaio fuori Porta Romana di Firenze, Tanaka si chiamava. Questa è la leggenda, però ripeto, viene contestata, però la raccontiamo per dovere di cronaca.